Buon pomeriggio a tutte e a tutti e soprattutto ai due ospiti, perché qui si parla di divulgazione, abbiamo due divulgatori veramente eccezionali e anche Andrea Biasci. Vabbè, niente, scusate, sarà lunga. Me l'ero preparata, portate pazienza. Allora, in realtà volevo partire in questa nostra chiacchierata folle sul mondo della divulgazione, volevo partire da uno spunto che proprio mi ha dato Andrea ieri sera mentre mangiavamo, e mi ha detto che in realtà è una vera e propria guerra la divulgazione, è una battaglia. E entrambi voi lavorate in temi delicati e temi che fanno incazzare la gente. E quindi volevo chiedere, la prima cosa che chiedo a entrambi, e do la parola prima ad Andrea visto che ho fatto anche la battutaccia cattiva, come vivi questa guerra che è la divulgazione, ma soprattutto perché la vedi in un senso, se vuoi, anche un po' negativo, no? In un senso battagliero. Come mai non può essere solo tranquilla e rilassata la divulgazione? Non lo so, però è un po' una lotta per la propria esistenza, nel senso che chi inizia a divulgare lo fa, almeno io lo faccio, per dire al mondo perché esisto. Ok? È un mio modo di lasciare la mia impronta nel mondo. E siccome non voglio che la prima onda la porti via, cerco di impormi nel migliore dei modi, nel modo più forte possibile. E siccome dall'altra parte quello che noi diciamo, chi divulga, ci sono due tipi di divulgazione. Allora, ti do delle informazioni che non hanno uno schieramento. Quindi tu sei ben felice di ricevere queste informazioni perché ti arricchiscono e basta. Oppure ti do delle informazioni su un preconcetto che tu hai e che magari va contro quello che tu credi. E la maggior parte delle persone preferiscono rimanere nella loro opinione. E quindi nuoti controcorrente, ecco. Cioè è questo nuotare controcorrente che ti fa dire: se voglio impormi, devo viverla come una guerra. Devo viverla proprio perché altrimenti la corrente mi porta via. Nel tuo caso è anche lì una guerra di trincea? Sì, decisamente. Anche nel mio caso effettivamente la divulgazione nasce come battaglia per la sopravvivenza, nel senso che io ho iniziato a parlare di nucleare per motivi ambientalisti, preoccupato per il fatto che se non si toglie la testa dalla sabbia e non si iniziano a guardare anche l'uso delle tecnologie nucleari, la nostra esistenza come specie nel prossimo secolo potrebbe subire un ridimensionamento, quantomeno. E per il resto concordo con quanto è stato detto, con l'aggiunta, almeno nel mio caso, forse anche nel suo, che il preconcetto del pubblico, nel mio caso, è molto radicato da decenni di disinformazione più o meno coscientemente pilotata, che arriva da media tradizionalisti, tradizionali, giornali, carta stampata, TV, associazioni e via dicendo. Cioè il nucleare per decenni è stato il film Sindrome cinese, che, come dire, sta pellicola hollywoodiana catastrofista dove si prospetta l'eventualità che il nocciolo fuso di un reattore possa bucare il centro della Terra e arrivare in Cina. Tra l'altro il film è ambientato in California e dall'altra parte c'è il Madagascar, se proprio uno volesse. Però, come dire, uno deve lottare veramente contro decenni di cinema, letteratura. No? In Germania c'era un libro per bambini obbligatorio in tutte le scuole in cui si descrivevano gli orrori indicibili del nucleare. Giornalismo e via dicendo. Quindi è una guerra, sì. Siamo partiti subito col piede giusto, abbiamo capito che la divulgazione è qualcosa che richiede un pochettino di aggressività, diciamo così, però volevo chiedervi in particolare subito una riflessione su un tema che, come divulgatore io stesso, ho sentito molte volte, come dire, stare sulla testa dei divulgatori, cioè quello della semplificazione, della banalizzazione, come viene chiamata, no? L'esperto di turno che dice sì, ma il divulgatore di fatto banalizza il tema, lo porta a persone che non ne sanno niente, ne parla in maniera non abbastanza tecnica, ne parla in maniera superficiale, eccetera. Qual è, secondo voi, il ruolo della semplificazione, della sintesi
e anche talvolta della superficialità in un lavoro di divulgazione ben fatto. Perché io vedo, per esempio, nel mio campo, se mi metto a parlare di neuroscienze non segue nessuno. Se invece declino la cosa in un consiglio magari pratico per lo studio, può avere comunque una grande validità, ma arrivare di più alle persone. Quindi com'è il vostro rapporto tra la complessità del vostro campo e poi la semplificazione che dovete fare per arrivare alle persone? Vado io. Potete cominciare. Ah, ok, non sapevo se c'era un ordine, quindi vai pure tu. Ok, allora, il concetto è complesso. Semplifichiamo. Dipende. Dipende. Il retroterra, almeno nel mio ambiente, io mi occupo di alimentazione e di fitness, è che i presupposti anche dell'università sono in buona parte sbagliati. Ah. Quindi non è che c'è una complessità che porta a una verità scientifica e tu questa complessità la devi semplificare per il grande pubblico. C'è di base un punto di riferimento, un percorso, che per qualche ragione in Italia ha preso una direzione che c'erano delle verità 50 anni fa e non ci si è più aggiornati e si continua a ripetere e andare in quella direzione lì. Quindi io questa complessità non la vedo neanche in campo universitario, perché quello che noi cerchiamo di portare avanti, che è il metodo scientifico, in realtà tu ti scontri col dire: cavoli, voi che dovreste essere l'istituzione che insegna e porta avanti quello che è il metodo scientifico, l'avete tra virgolette tradito. E poi io penso che, almeno per quanto riguarda il nostro ambiente, la semplicità non sia banalità, cioè nel senso che alcune cose sono talmente facili da provare che semplificare permette alle persone di poterle, di diventare attiva nel comprendere le informazioni, perché tante cose che noi sentiamo non possiamo verificarle. Ma per esempio per quanto riguarda la dieta, è talmente, cioè hai talmente anche te gli strumenti per renderti conto se è vero oppure no, che puoi permettere alle persone di farsi carico, di diventare padroni dei concetti che tu stai divulgando. Nel mio caso credo sia forse in questo caso leggermente diverso, nel senso io mi occupo di un campo che di cui nelle università insomma si studia in maniera approfondita e, come dire, seguendo il metodo scientifico nella maggior parte dei casi. Il lavoro di semplificazione, per come la vedo io, è obbligatorio nel momento in cui parliamo di un campo che comunque ha un impatto sulla vita pubblica, cioè la scelta di una fonte di energia piuttosto che un'altra è una scelta che a lungo andare influenza il modo di vivere delle persone, anche solo attraverso il costo della bolletta, per non parlare ovviamente dell'inquinamento, delle emissioni di CO2 e quant'altro. E quindi il pubblico deve essere informato, e l'unico modo per farlo è rendere la cosa un po' più semplice, perché altrimenti, come dire, se non semplifichiamo, lasciamo unicamente la cosa ai professionisti, facciamo una bella tecnocrazia, e a me può pure star bene personalmente, però nel momento in cui invece viviamo in una democrazia e quindi abbiamo persone che con il loro voto si esprimono direttamente o indirettamente eleggendo dei politici su scelte come nel mio caso l'energia, ma come possono poi essere magari le politiche sanitarie e quant'altro, e il nostro scopo deve essere quello di far sì che questo voto sia il più informato possibile. E allora l'unico modo è quello di tradurre una conoscenza verticale rendendola un po' più orizzontale, un po' più fruibile dal grande pubblico. Cioè io prendo quello che faccio io, il mio lavoro, è prendere i paper che escono sulle riviste scientifiche peer reviewed, che hanno un livello di tecnicismo, specializzazione completamente verticale, molti sono scritti direttamente in equazioni, no? Hanno 5 parole, 10 formule, e tradurli in un linguaggio accessibile al pubblico, senza necessariamente banalizzarli, però traducendo quantomeno il significato di quelle formule in italiano, in modo che poi un domani il pubblico, andando a votare, possa fare una scelta quantomeno consapevole. E ritengo che questo sia fondamentale per il corretto funzionamento di una democrazia, non il lavoro che faccio io, ma in generale il lavoro di divulgazione.
Tra l'altro questo si lega a un altro concetto che a me è carissimo, cioè il fatto che il lavoro di chi fa ricerca, di chi studia, dello scienziato, è molto diverso dal lavoro di chi insegna, di chi comunica, di chi divulga, e entrambe le professionalità sono fondamentali, ma non necessariamente sono sovrapposte. Quindi tu poi hai magari il mega scienziato bravissimo, la mega scienziata bravissima, e però non è il loro compito quello di arrivare alle persone, no? Quindi è anche giusto, a mio avviso, che nascano delle figure professionali che stanno proprio a metà tra il pubblico e chi la scienza la fa tutti i giorni. Ecco, su questo vi volevo chiedere una vostra opinione personale, perché c'è anche chi dice che invece la divulgazione dovrebbe rimanere nelle mani solo di chi fa davvero lo scienziato, la scienziata tutti i giorni, e che andrebbero inseriti, per esempio, nei curriculum universitari dei corsi di divulgazione della scienza, e quindi che il compito di divulgare stia a chi è anche in laboratorio, e che invece chi ne sta fuori e quindi non si sporca le mani con la scienza vera e non ha magari le competenze del professorone, della professoressa incredibili, non dovrebbe, ed è un po' un abusivo di questo mondo. Cosa ne pensate? Voi credete che nel mondo ideale sia lo scienziato a dover diventare bravo a comunicare, oppure è normale che ci sia una figura di mezzo? But I am constant as the northern star, of whose true fixed and resting quality there is no fellow in the firmament. Cesare avrebbe parlato così se avesse avuto Cambly 2000 anni fa. Cambly è il partner di Daily Cogito che ti permette di imparare l'inglese direttamente da smartphone o PC. Grazie a un'applicazione facile e intuitiva, con Cambly potrai conversare con insegnanti di madrelingua inglese, provenienti da ogni campo del sapere, dalla fisica alla medicina, dalla filosofia alla letteratura. Su Cambly le video call vengono registrate, quindi potrai riascoltarti per smussare i difetti, migliorare la pronuncia e padroneggiare questa lingua così importante per sentirsi cittadini del mondo. Comincia oggi a usare Cambly grazie allo sconto del 55% sul piano annuale e una lezione gratuita di 15 minuti che davvero non puoi non sfruttare e che ti permetterà di tastare con mano quanto sia fantastico questo servizio. Usa il codice sconto COGITO55 oppure cerca i link in descrizione. Tra un anno guarderai indietro e dirai: There is no voice more worthy than my own. Proprio come avrebbe detto Cesare su Cambly. Vado prima io in questo caso? No, io non penso che debba esserci una figura di mezzo, perché la vedo molto come un lavoro di traduzione. Nel senso, se io voglio approcciarmi agli scritti di Tolstoi, probabilmente prenderò una copia tradotta in italiano, perché il russo non lo so, e qualcuno l'avrà tradotta per me quella cosa. E la divulgazione è essenzialmente questo lavoro qua. È come dire che uno scienziato deve mettersi a divulgare ciò che studia invece di dedicarsi a studiarlo, è come dire che uno scrittore dovrebbe mettersi a tradurre ciò che scrive in tutte le lingue del mondo. No, non è così. Il lavoro del divulgatore è quello di tradurre dalla matematica, che è una lingua, è la lingua con cui è scritto l'universo, all'italiano, o insomma alla lingua parlata dalle persone. E secondo me sono due lavori completamente diversi, che richiedono skill set completamente diversi e che richiedono entrambi un tempo e una professionalità per cui non si possono accorpare. Cioè, dire a uno scienziato che deve fare il divulgatore vuol dire che dovrà dedicare metà del suo tempo a fare un'altra cosa, e quindi avrà metà del tempo per fare quello in cui sarà invece è bravo. Scienziato. Sarà un peggiore scienziato, quantomeno sicuramente avrà meno tempo da dedicare alle sue ricerche. Ricordo di aver sentito, adesso ti lascio la parola, ricordo di aver sentito Neil deGrasse Tyson, lo intervistavano sul fatto che fosse diventato uno dei divulgatori più famosi del mondo, e lui diceva: io non vedo l'ora di tornarmene a lavorare, di tornarmene in laboratorio, tornare a fare i miei esperimenti, perché sì, è bello fare il divulgatore, essere una celebrità, però non riesco più a fare l'astrofisico. Chiaramente ci sono le eccezioni, no? Ci sono quei professionisti della scienza che sono anche bravi divulgatori, e Neil deGrasse Tyson è uno di questi. C'è un modo di parlare, di spiegare le cose, che coinvolge e fa capire a tutti. Però non deve essere un obbligo, perché per esempio Roger Penrose non è mai stato un ottimo divulgatore, a mio parere, però cavolo, scienziato importantissimo, validissimo, che ha fatto, lascerà una traccia sulla storia della fisica. Allora,
Qua secondo me dipende un po' dalla materia che stiamo trattando, perché ci sono materie come la tua che sono molto complesse e per poter fare il divulgatore devi avere già un certo livello, per cui si è fatta una selezione e ci sono delle materie più alla portata di tutte come il fitness, l'allenamento e l'alimentazione, dove il fatto che tutti possono dire tutto il contrario di tutto e che sia il pubblico a scegliere chi è per lui un divulgatore crea molta confusione. Perché se non c'è nessuna barriera d'ingresso, allora tutti si sentono, come dire, in diritto di poter dire la loro, e in realtà appunto bisogna discernere il parere personale da quello che sono le evidenze scientifiche. Ma ritorno a dire quello che dicevo prima, se anche in ambito accademico molto spesso non si guarda l'evidenza scientifica, come pensiamo che poi il pubblico riesca a fare una selezione delle informazioni? Tu sei bravo a comunicare, per me hai ragione te, tu mi sei simpatico, hai ragione, tu mi stai antipatico, non sei un divulgatore. Sì, il rischio è che poi il carisma e la bravura del divulgatore e della divulgatrice superi la competenza del divulgatore e della divulgatrice, e poi c'è il rischio appunto che in un'età in cui avere dei canali social sviluppati è di fatto un superpotere, perché apre veramente mille porte, poi appunto arrivi anche una responsabilità. Ecco, come vivete la responsabilità? Perché quando voi comunque dite qualcosa nei vostri rispettivi campi, ci sono una grande quantità di persone che la prendono molto sul serio. Come vi approcciate? Quando dovete scrivere un pezzo, scrivere un video, un libro, come vi approcciate e che cosa c'è nella vostra mente quando pensate al fatto che qualcuno leggerà o ascolterà quelle cose e le prenderà molto sul serio? Vedo che guardi me, quindi rispondo per primo, ma in realtà... Perché nessuno prende sul serio... No, in realtà... No. Ma allora, in realtà io, come dire, credo che la mia responsabilità sia minore della sua, nel senso che alla peggio, se uno prende troppo sul serio quello che dico io, litigherà con l'amico ambientalista grillino. Quindi la mia responsabilità al massimo è quella. Lui invece, come dire, la gente fa dieta, esercizio fisico, magari seguendo i suoi consigli, quindi... una cosa che impatta la salute, no? Quindi io nel mio caso sono paranoico, nel senso quasi sempre, a volte svacco anch'io, però quasi sempre sto prima di, come dire, pubblicare un post, faccio mille controlli, e infatti chi magari mi segue su Facebook vedrà che molto spesso i miei post sono lunghissimi, perché inizio a scriverlo, magari c'è la notizia del giorno da commentare, inizio a scriverla e poi dico, sì, però questa cosa qua non è proprio corretta, allora aggiungo un paragrafo per specificare, e dico, però anche qua, sì, qua potrebbero contestarmi che questa cosa qua non è del tutto corretta, perché allora aggiungi un altro paragrafo per specificare tutta la casistica, così. Alla fine vengono dei wall of text, però per qualche motivo in Italia ci sono abbastanza psicopatici che li condividono, nonostante appunto siano tipo 20.000 caratteri l'uno. Ovviamente poi ci sono, su Twitter invece ci si insulta e basta, e va bene così. Però ecco, io mi sento la responsabilità di dare informazioni corrette, mi è capitato di commettere degli errori e di chiarificare dopo, anche di recente, però ecco, diciamo che la responsabilità è al massimo questa persona si è fatta un'idea leggermente sbagliata, sicuro non gli ho rovinato la vita, ecco. Forse nel suo caso penso che la responsabilità sia più alta. Io me ne sbatto il cazzo. Quindi... No, giusto. Okay. Allora, perché ho la consapevolezza che in realtà siamo molto meno fragili di quello che pensiamo, nel senso che il nutrizionista più diffuso in Italia è la mamma che fa da mangiare per la famiglia. Quindi, scusate lo stereotipo, può essere il papà, può essere... quello che volete voi, ma nel senso le persone non seguono, cioè anche se ci sono delle linee guida per la popolazione, poi la gente non sa neanche quali siano e ognuno mangia quel cazzo che vuole. Quindi difficile, devi essere proprio un estremista, un talebano per fare dei danni. Se rimani all'interno del buon senso puoi fare così, cosa... Alla peggio vivi fino a 120 anni. Alla peggio vivi fino a 120 anni. Capita in pochi, ma... E forse proprio perché nel mio ambito si sente tutto il contrario di tutto, io invece scrivo sempre meno. Nel senso, perché tanto so che
avrei bisogno di così tante pagine, di così, per specificare tutto, e poi vedo che quelli cazzari scrivono pochissimo e vanno su. Allora, siccome non posso permettermi di darle la vinta perché siamo in una guerra, con gli strumenti che ho devo riuscire a trovare il miglior compromesso tra dirti la cosa esatta e non farti fuggire via, perché il tempo che vuoi dedicare è questo qua. Quindi la divulgazione nel mio ambito deve trovare il giusto compromesso, dappertutto, per carità. Tra l'altro questo mi fa venire in mente, volevo farvi un'altra domanda ma ve la faccio dopo, ma mi fa venire in mente un altro tema, che è il tema del clickbait. Clickbait nella divulgazione, perché noi sappiamo che il clickbait funziona. C'è un video di Veritasium che dice che il clickbait funziona in maniera quasi irragionevole, ti fa vedere cosa succede a un video di YouTube se ci metti un titolo clickbait, una copertina clickbait, eccetera. Nella divulgazione, almeno tra persone che hanno un'etica e un rispetto del metodo scientifico, eccetera, c'è sempre un po', siamo sempre un po' restii, no? a cercare il titolo acchiappa like. Al tempo stesso però ti accorgi che se vuoi arrivare a più persone possibili devi scendere un po' a compromessi, no? Soprattutto nel modo in cui presenti l'inizio poi delle tue riflessioni, poi uno approfondisce e fa il muro di testo. Ecco, voi che compromessi, e se fate dei compromessi su questo? Io devo dire che mi sono appassionato del tema legit bait, cioè va bene fin tanto che non ti sto attirando con qualcosa che poi non troverai. Cioè va bene presentare nella maniera più acchiappa like possibile il contenuto, se poi è davvero il contenuto che c'è e non trovi qualcosa di diverso. Voi che compromessi tenete? Io invece faccio proprio l'opposto. Clickbait, cioè, bachelor. Sì. Cioè vado a cercare quel pubblico cane che cerca quella cagata lì, per poi smontarlela e dirgli: guarda, sei uno scemo che hai cliccato sto titolo, però vedo che funziona e vedo che alla fine poi anche il mio pubblico lo sa già. Sta il gioco? Sì, sta il gioco, lo sa già a priori. Però perché so che se non vado nelle nicchie degli altri, nelle altre bolle, nelle altre cose, rimango sempre con quelli che mi dicono bravo, ma non si cresce, non si va oltre. E quindi molto spesso utilizzo dei titoli che mi permettono magari di essere cercato da un altro pubblico che però rimane spiazzato. Poi 95% delle volte mi dicono: sei uno scemo, sei un idiota, eh? Quel 5% di persone disposte a dire forse non è come pensavo, si trova. Ma io ho un approccio un po' a metà, nel senso non faccio il clickbait tipo OMG, quest'uomo ha fatto questa incredibile cosa, clicca questo link, il Movimento 5 Stelle non vuole che tu veda questo. Ecco, evito, questo lo evito, cerco di fare dei titoli che suscitino un po' di curiosità e che non rendano immediatamente evidente l'argomento, ma lo facciano intuire. No, per esempio, nel mio libro il capitolo dove parlo di fusione si intitola Il sole in una scatola, che ti dà un po' un'idea, però non è immediatamente, cioè, evocativo. È evocativo, ma non spoiler al capitolo. E quindi, non lo so, secondo me suscita curiosità. Finora ha funzionato, poi non so se sia la scelta migliore possibile, ecco. Però anche su Instagram cerchiamo sempre questi titoli qua per gli slideshow un po'. Io adesso vi racconto come ho rotto l'algoritmo di YouTube. Un giorno, completamente a caso, un mio video ha cominciato a fare centinaia di migliaia di visualizzazioni, una roba che avevo pubblicato anni prima, che si chiamava L'uomo più intelligente del mondo. Era la storia di Terence Tao, un matematico che ha un quoziente intellettivo assurdo. E mi sono reso conto, e per qualche motivo ha cominciato a partire questo video. Allora mi sono detto: adesso provo a cambiare un altro mio video che parlava di un'altra persona intelligente e lo chiamo L'uomo più intelligente della storia. L'ho messo ed è andato virale anche quello. E poi ho fatto La donna più intelligente del mondo. E ogni volta che sul mio canale cominciano a scendere le visualizzazioni, io faccio uscire un video che è l'uomo o la donna più intelligente di, e ci aggiungi qualche cosa. E va sempre bene. Quindi se volete aprire un canale YouTube, voi fate video che si chiamano X più intelligente di, e funziona sempre. È incredibile, la curiosità arriva a un pubblico di merda, bisogna dire la verità, però funziona. Quindi succedono anche queste cose qui e vabbè. Ma volevo tornare al discorso, c'è il cagnetto, salutiamo Bit. volevo tornare al discorso di prima, perché
a me capita spesso, devo dire, prima tu parlavi di Luca, di quanto sei paranoico nel selezionare le cose prima di dirle, nell'aggiungere, eccetera. A me capita spesso, perché sono uguale, di avere attacchi improvvisi di sindrome dell'impostore, di dire Madonna, ma che cosa sto dicendo? Ma volevo chiedere a voi se vi capita, se siete ormai così sicuri, ormai cioè, te ne sbatte, sega di niente, ma se vi capita di guardarvi allo specchio e dire ma perché sono proprio io a dover dire questa cosa alle persone, no? Magari non ho abbastanza competenze, a me viene l'attacco, di solito lo placo andando a prendere un libro di neuroscienze, passandomi un paio d'ore a studiare, e allora dico, boh, so di che cosa sto parlando. A voi capita? Allora, a me non capita, ma nel senso, perché io conosco i miei, cioè io so di non essere uno scienziato, so di non essere un ricercatore, so di non portare nulla di nuovo, cioè nel senso, semplicemente cerco di prendere quelle quattro cose che poi la gente che mi segue mi dice, caso, è incredibile la tua capacità di dire sempre la stessa cosa da 10 anni. Ma continui a dire sempre, non ti buttare giù così però no però cioè nel senso, so bene il mio ruolo e nel senso so bene di essere piccolo, ma nel senso di avere magari una visibilità, un megafono molto molto grande, e so bene qual è il mio ambito, e quindi non ho una grossa aspettativa su di me, perché non sento questo carico di, cioè io poi credo fortemente in quello che dico perché non ho sposato qualcosa. Cioè nel senso, se escono delle nuove linee guida, delle nuove ricerche, eccetera, eccetera, cioè è quella la strada che noi abbiamo preso. E quindi negli anni comunque ci modificheremo e negli anni comunque porteremo dei cambiamenti, perché così funziona la scienza. Quindi cioè, quello che dico è al passo coi tempi. Ma allora, innanzitutto volevo ringraziare Andrea perché mi ha detto che dice la stessa cosa da 10 anni. Io ho iniziato da 2, quindi vuol dire che almeno per altri 8 ho un mercato. Hai una carriera pronta. Ho una carriera, un mercato di gente disposta a, come dire, sostenervi per ripetere che le centrali nucleari non sono pericolose. Fantastico. No, per quanto riguarda la sindrome dell'impostore, ogni tanto a me viene, ma dura molto poco. Perché ho la grossa fortuna di non lavorare da solo, io sono la faccia di un progetto e quello che ci dedica la maggior quantità di tempo, ma dietro di me c'è una squadra di persone con delle competenze spesso superiori alle mie, perlomeno in certi ambiti, perché io sono un fisico, con me lavorano ingegneri energetici, ingegneri nucleari, gente che fa ricerca sui combustibili nucleari, sulla fusione e quant'altro, e quindi io ho un feedback costante, cioè ogni volta che pubblico qualcosa mi dicono, se c'è una minima imprecisione me lo dicono, e molto spesso magari invece sono anche loro che mi aiutano a scriverlo. Cioè nel mio libro, a parte un paio di typo, a me viene il dubbio, ma dice, oddio, io comunque sono un fisico, l'impiantistica nucleare non l'ho mai fatta, me l'ho approfondita per conto mio. Poi però per fortuna ho ricevuto dei feedback molto positivi da parte di docenti ordinari di impianti nucleari del Politecnico di Milano, delle università di Padova e Pisa, e quindi, come dire, mi rassereno molto, dico, cioè magari a volte mi viene il dubbio, ma mi passa subito, perché ho la fortuna di avere un costante feedback di alto livello da parte di persone che sono ai massimi vertici della competenza nella materia. Oh, fantastico. Ora, aspetta, aggiungo, perché è vero, il divulgatore, almeno quello vero, non dovrebbe mai essere un singolo, ma al massimo rappresentare la voce di una squadra. E quello che diceva Luca, io mi ritrovo, nel senso che ho la fortuna che di solito più uno è competente e meno sa parlare al pubblico, e quindi abbiamo tutta gente preparatissima a cui poi io do la voce e porto i concetti, però anzi nella squadra tanta gente che nei primi anni ci criticava giustamente perché magari sbagliavamo, perché magari non avevamo messo quello, l'abbiamo inglobata, l'abbiamo fatta entrare, perché le critiche intelligenti sono anche per il divulgatore, come dire, della legna per il suo fuoco. Certo, a proposito di fuoco, volevo parlare proprio di questo. In realtà mi sto mettendo a nudo le mie difficoltà di divulgatore. Io ho ancora l'incapacità di farmi i fatti miei. Cioè quando io vedo il flame sotto i miei canali, quando qualcuno scrive qualche cazzata, io impazzisco e rispondo e mi metto a discutere, ci provo, ci riprovo, eccetera.
Volevo capire da voi, che siete più, magari soprattutto Andrea, che è maestro del sbattersene, volevo capire come gestite voi quando arriva o la provocazione o la persona, la provocazione, l'insulto, va bene, chi se ne frega, ma la persona che non ha capito una mazza di niente e che però insiste. Voi ve ne sbattete completamente oppure inizia la battaglia a colpi di post sempre più lunghi finché non perdete la cognizione neanche di in che mese siete? Perché io... Allora, nei primi anni iniziava la battaglia. Perché nel senso, quando ricevi una critica, poi hai paura che se non rispondi, agli occhi di chi legge, non sai rispondere a quella critica. Allora, e poi la critica la vivi come se fosse una critica non a quello che dici, ma a te stesso. Ti senti attaccato e quindi perdevo le notti. Cioè, eccolo qua. Questo da una parte ha aiutato tantissimo a crescere, perché tu devi rispondere con le fonti e quindi il fatto di essere continuamente criticato è una continua ricerca della fonte per mostrare al tuo interlocutore, che delle fonti normalmente non sa neanche che cosa siano, però tu ci tieni perché quello è il tuo livello di comunicazione e di linguaggio. Se non ci fossero, cioè io ho imparato più dalle critiche che dall'università, perché le critiche mi hanno obbligato a fare un lavoro di ricerca che in università non l'avevo fatto, e adesso però non leggo più niente, quindi anche se mi criticano non me ne accorgo. Ma posso dire più o meno la stessa esperienza, nel senso all'inizio anch'io perdevo un sacco di tempo a rispondere alle critiche e ai commenti, nel mio caso peraltro molto spesso non circostanziati o ai quali è impossibile rispondere con una fonte, no? Perché molto spesso quando si parla di nucleare arrivano ma in Italia arriverebbe la mafia, e io non posso dimostrarti che non arriverebbe, non c'è una fonte che prova che la mafia non arriverebbe, è impossibile provare un negativo, però cioè, allora lì devi cercare di parlargli dei controlli internazionali e quant'altro, però adesso siamo in una fase in cui per fortuna ho una piccola parte di pubblico fidelizzato, per cui quando arrivano queste persone che sono solitamente nuove arrivate c'è qualcuno che gli risponde, poi ho anche i ragazzi della mia squadra che fanno da moderatori, quindi molto spesso rispondono. Questo è il segreto. Sì, c'è purtroppo un'eccezione, ammetto qua la mia colpevolezza, è Twitter. Aia. Twitter è veramente un social di una tossicità bestiale e io lì non perdo il controllo. Cioè quando arrivano i troll su Twitter io molto spesso ci casco e inizio a rispondere e riescono a tirare fuori il peggio di me, e poi tipo a posteriori mi rendo conto che dopo un po' mi partono le parole pesanti tipo demente, decerebrato, così. E non ce la faccio, Twitter veramente fa uscire il peggio di me, è veramente un social di merda. Ma per fortuna adesso lo ha comprato Elon Musk e quindi peggiorerà. Ma allora, non so se un paio di persone con cui avevo questi amabili dibattiti che finivano a mani in faccia virtuali si sono tolte da Twitter in seguito a questa cosa qua, e quindi devo dire, per me comunque un po' è migliorato. C'è un vantaggio. Social. Quali sono i vostri social preferiti? Come avete scelto dove e come comunicare la vostra divulgazione? No, per me... io ho cominciato su Facebook grazie all'ispirazione di un famoso pelato nazionale, Marco Montemagno, che diceva che YouTube era morto e che bisognava andare su Facebook. Io gli ho creduto, poi ho cambiato idea, ma intanto ho cominciato su Facebook e poi ho trovato in YouTube la mia casa. Rick è appena ritornato figlio il prodigo nel mondo di YouTube, insomma non l'ha mai abbandonato del tutto, però dai, insomma è tornato anche con le dirette, fake news, esatto. Voi invece come la vivete? Qual è il vostro social preferito? Allora, il mio social preferito è sicuramente Facebook, perché sono un grafomane e Facebook è l'unico social che ti permette di scrivere, tanto, di scrivere post lunghi. Ma ci sono i boomer. Lo so. Come ti confronti con i boomer? Come ho detto prima,
o delego la rissa, poi dopo un po' li banno, cioè esiste questo strumento, io ci faccio ricorso spesso e volentieri. Luca scrive da solo per se stesso su Facebook, c'è solo lui che si scrive. No, allora il tutto è partito da Facebook, perché io scrivevo sul mio profilo personale post lunghi sul nucleare, mi hanno detto perché non apri una pagina, e io perché non ho tempo, poi è arrivato il lockdown, ho avuto il tempo e l'ho aperto. Quindi a me piace scrivere, anche ho scritto anche il libro, insomma, e quindi Facebook è il social che mi permette maggiormente di esprimere questo mio potenziale, ecco. Mi piacerebbe espandermi su YouTube, è uno dei progetti che ho per l'anno futuro. Devo imparare come si montano i video, come si fa un video decente, insomma. Ma se ce la fate a Rick to Fire, voglio dire, non è... bravo. No, quindi no, quindi sì, mi piacerebbe espandermi su YouTube. Poi c'è invece qua ci sono Instagram e TikTok, sui quali il mio progetto va fortissimo, e qua il merito è interamente di Luisa, la mia ragazza nonché collaboratrice, che fa tutta la grafica di Instagram, che è un social che si basa sulla grafica e che ci mette la faccia nei video di TikTok, quindi su quei social vado molto forte, ma non è merito mio assolutamente. Non sono io, e io non sarei assolutamente in grado, perché io di grafica non capisco niente, e dei meccanismi con cui i video su TikTok diventano virali, quindi tutti questi tipo trendy, questi video meme, mi verrebbe da dirli, io non riesco a capirli, cioè non riesco a capire perché diventano virali e cosa ci trova la gente. Per fortuna Luisa sì, e quindi fa magari la versione per il nucleare del video meme e va benissimo e siamo tutti felici, però io non sarei assolutamente in grado. Come vanno i balletti su TikTok, dico? Alcuna idea, nel senso che io sono rimasto a YouTube e sono rimasto... Cioè, le nostre fonti sono al 90-95% Google e YouTube, perché scriviamo di argomenti dove le persone attivamente vanno a cercare quella cosa lì. Quindi un pubblico che ha un problema e cerca una soluzione... E quindi si rivolge agli strumenti che sono Google e YouTube. E Facebook ancora, perché tu hai un pubblico di boomer, io sono un boomer, e quindi... Su Facebook c'è una deriva politica di Andrea Biaci che ha abbandonato il fitness per dedicarsi all'analisi politica. Sì, sì, ecco, diciamo che Facebook poi lo uso non tanto per la divulgazione, ma per litigare. E Instagram e TikTok faccio proprio fatica, nel senso che anche lì, anche noi abbiamo persone che mettono i contenuti, ma siccome non ci sto, sono dei social che faccio fatica a sfruttare e utilizzare. C'è tanta gente brava che riesce a fare anche della sana informazione su questi social, ma già che è un pubblico che è lì per passare del tempo, scrolla e trova il tuo contenuto, ha già una comunicazione differente da chi ti cerca attivamente perché è interessato a quella roba lì. Sì, questa è la differenza più grande che ho visto anch'io, no? Su YouTube, ma anche su un blog, per esempio, sono le persone che trovano te, mentre invece su TikTok e a volte anche su Instagram se lo ritrovano, cioè capitano davanti a te, soprattutto TikTok, tu scorri all'infinito in successo, perché poi è lì e ti becchi il video. Ma non lo scegli mai davvero tu. Questa è una differenza importante anche poi per la qualità dell'ascolto, no? Del pubblico. Quindi... Sì, e anche i tempi, nel senso, perché YouTube può durare quanto vuoi e gli altri hanno una durata che devi riuscire, cioè non sono, una volta erano pillole, oggi sono supposte, quindi devi riuscire a fare sempre di più la supposta adatta a inserirsi nell'algoritmo, giustamente. Come vedete il futuro della divulgazione nel mondo di internet? Cioè, stiamo andando in meglio, stiamo andando in peggio, torneranno i tempi oscuri, stiamo andando verso il medioevo, oppure la divulgazione online sta prendendo il suo spazio? Io devo dirvi la verità, mi sento abbastanza positivo, nel senso che comunque vedo che c'è, è vero, la fuffa, le cazzate, la pseudoscienza dominano sempre il discorso pubblico, l'hanno sempre fatto prima e dopo internet, però vedo che comunque il lavoro che fanno i divulgatori e scientifici online ha un impatto, perché ce l'ha, e le cose sembrano star cambiando. Come pensate che continueranno a cambiare?
Io sono estremamente positivo da questo punto di vista, nel senso che, almeno ripeto, questo si applica sempre un po' al mio ambito, per cui io parto sempre dal presupposto che magari la mia bolla vedo male qualcosa. Però nel 2011 in Italia si è fatto un referendum sul nucleare dove si è votato unicamente sulla base di fake news diffuse dai giornali. Mi vergogno a dire che anch'io ho votato contro il nucleare. Idem. No, ma non dovete vergognarvi perché, ripeto, non è colpa vostra. Cioè avevamo dei giornali che mandavano, che hanno scritto delle bestialità, delle cose completamente false. Hanno inventato personaggi, hanno inventato notizie, hanno scritto cose che non hanno nessun senso di esistere in fisica, in ingegneria, in qualsiasi disciplina scientifica. E all'epoca tutto questo è passato in cavalleria, cioè i giornali scrivevano e nessuno si premurava di contraddire queste cose con un po' di rigore. Adesso i giornali continuano a scrivere questo tipo di cose, ma c'è qualcuno, e non mi riferisco solo a me stesso, ma tutta una serie di altri personaggi e canali che si preoccupano di smentire queste notizie, di dire giornalista X ha scritto una scemenza. Non so, esempio, 3 settimane fa è uscito questo poster porcata di Coldiretti contro la carne sintetica, e 10 anni fa, all'epoca del referendum contro il nucleare, sarebbe successa la stessa cosa che è successa con il referendum contro il nucleare. Invece adesso gente come Bressanini, il professor Sergio Saia, che ha scritto un articolo per Butak e quant'altro, il giorno dopo, 2 giorni dopo, c'erano articoli di critica a quel volantino di Coldiretti con una serie puntuale di spiegazioni sul perché era una scemenza colossale. E questo, secondo me, appunto, lo dobbiamo a internet. Internet sta dando a una generazione di divulgatori nella quale mi colloco uno spazio che i giornali e la TV non davano a queste persone da decenni, perché Piero Angela è stato l'ultimo divulgatore scientifico televisivo, per il resto sono decenni che non si vede divulgazione scientifica in TV. E internet ha dato loro questo spazio, cioè ci hanno esclusi da una serie di palinsesti o dalle pagine dei giornali, e noi ci siamo creati il nostro mondo e lo stiamo popolando, e questo è bellissimo. Tra l'altro devo dire, mi hai dato là, adesso ti lascio rispondere, mi hai dato là, effettivamente, dopo Piero Angela chi? Perché Alberto Angela, che è una persona che io stimo all'infinito, non è però un divulgatore scientifico. No, fa si un occupa altro di storia, fa storico, anche un buon lavoro. Chi verrà in TV a spiegare la scienza come lo faceva Piero Angela? Non lo so, non c'è una risposta. No, ma non c'è neanche l'idea di cercare qualcuno. Cioè, i palinsesti, si è deciso che questa roba qua non interessa al pubblico televisivo e quindi non se ne parla. Che tra l'altro non è vero, perché poi comunque Super Quark faceva degli ascolti importanti per una trasmissione che è lì da 200 anni e comunque la gente lo guardava. Quindi evidentemente l'interesse c'è, semplicemente non ci vogliono investire. Questa è una cosa... Quindi speriamo che in TV qualcuno torni, perché comunque... Noi viviamo nella nostra bolla social, ma c'è un casino di gente che si guarda la TV ancora, quindi sarebbe importante che magari insieme ai... Non so se vi è mai capitato tipo quei programmi dove parlano degli angeli, dei miracoli. Ma io ogni tanto... Molto belli, a me interessano... Facendo zapping ogni tanto io muoio dentro, è una cosa terribile. Però io non sono d'accordo con voi due. Aia, cioè vanno in peggio le cose? Allora, sul presente sì. Cioè, nel senso, oggi, una volta non potevamo salvarci. No, è così, una volta era quasi impossibile. Oggi la possibilità, per chi vuole, per chi cerca, c'è. Detto questo, io vedo un trend che non è positivo, nel senso che magari la divulgazione in Italia è ancora in una fase di ascesa, è ancora in una fase di crescita. Non so per quanto lo sarà, e ho paura che a un certo punto, quello che vedo io rispetto a quando ho iniziato 12 anni fa, c'erano i forum. La gente andava su internet perché cercava informazioni. Internet veniva visto come uno strumento per prendere informazioni e competenze. A poco si sta trasformando come la televisione. A poco i social che vanno sempre di più sono sempre quelli più passivi, dove non scrivi più nei commenti come Facebook, dove Instagram è diventato troppo lento, adesso c'è TikTok. C'è spazio sempre per la divulgazione, per carità, cioè si può sempre fare, ma il trend è sempre quello dell'intrattenimento. E io credo che il fatto che in televisione sia sparita la divulgazione non sia colpa, perché tu dici Super Quark faceva dei buoni ascolti,
Sì, faceva dei buoni ascolti, ma se c'era un interesse economico ci sarebbe ancora. Cioè, probabilmente vanno di più altri programmi. Cioè, certo. Se guardi le spese e guadagni... È una questione di costo-opportunità, dici tu. Di costo-opportunità, cioè, è una cosa che io ho imparato perché il mio percorso da divulgatore ha fatto sì che a un certo punto ho creato un'azienda. E infatti sono stato visto un po' come un traditore della divulgazione. Che schifo, Biasci fa i soldi. Esatto, esatto. Cioè, tu guadagni... Però il fatto di avere un'azienda, di avere dei dipendenti, di... cioè mi fa vedere oggi le cose molto dal punto di vista economico. E secondo me la divulgazione deve avere un ritorno economico. Perché se tu non ce l'hai, il tempo che ci dedichi non potrà mai essere sufficiente per fare bene le cose. E oggi, se vuoi raggiungere più persone sui social, devi pagare. Cioè, i tuoi concorrenti, vabbè, nel senso i miei concorrenti, magari non sul nucleare, però se incominciano a fare delle campagne dove investono un sacco di soldi per dire che il nucleare è un problema, eccetera, eccetera, con l'organico che ti danno i social avrai sempre meno potere. Non li batti. Non li batti. Cioè, per questo io non sono così positivo per il futuro. Quindi... sei d'accordo con quello che dice Andrea, cioè che la divulgazione deve avere una componente economica, cioè bisogna essere pagati? Sì, nel senso che se vuoi farlo bene ci devi dedicare del tempo e se hai un lavoro 9-18 è molto difficile che tu possa farlo. Non sono d'accordo su quest'ultima cosa, nel senso che io non ho mai pagato un singolo post sponsorizzato su Facebook. Ancora? No, non posso farlo, non posso farlo, anche volendo, perché il nucleare è considerato argomento sensibile, quindi Facebook ti obbligherebbe, certo, a dichiarare i tuoi donatori, o i miei Patreon, ma non è, quindi ti obbliga tra l'altro a dichiarare una società, insomma un casino, quindi non posso farlo al momento. Ma in ogni caso non l'ho mai fatto, cioè l'ho fatto tipo una volta con un meme su Instagram giusto per capire come funzionava, e ciononostante finora sono riuscito a stare dietro a chi invece paga, perché ad esempio molte associazioni tipo Greenpeace paga per le sponsorizzazioni su YouTube, tanto che persino chi guarda i miei video sotto ci trova la pubblicità di Greenpeace, sì. Che è... succede anche a me con i metodi di studio di dubbio valore, esatto, no? Per cui e nonostante questo riesco a stargli dietro, quindi su quest'ultimo aspetto non sono d'accordo. Sono d'accordo che la divulgazione va retribuita, credo che oggi la web economy lo consenta, perché io bene o male tra Patreon, abbonamenti Twitch riesco a star dietro, riesco più o meno a arrivare a fine mese, e come dire ho iniziato a farlo a tempo pieno da settembre, quindi ho margini di crescita. Quindi sono... Poi è chiaro, in televisione penso che abbia ragione lui. Cioè oggi non si fa divulgazione scientifica perché per fare una trasmissione come Super Quark, al di là degli ascolti, spendi dei soldi. Devi mandare un inviato, intervistare qualcuno, no? Fare della ricerca, dedicarci, avere degli autori che ci dedicano del tempo. Mentre per mandare in onda Paolo Fox che inventa cazzate... le stesse da 3500 anni, anche se le stelle si sono spostate di un quarto di giro, devi pagare solo Paolo Fox che dice cazzate, cioè è molto più economica come cosa e fa magari anche più ascolti perché sono le cazzate che vuoi sentirti dire e quindi... Ma voi ve lo ricordate Mistero? Il programma con Adam Cadmon? Che cosa sì, bella sì, era? Me lo ricordo, ma ci sono personaggi che con un'aria molto più autorevole dicono cose sullo stesso livello di scientificità, ad esempio Mario Tozzi. Aia, io comunque ho visto con questi occhi Roberto Giacobbo proiettare sulla grande piramide di Giza la scritta Voyager. C'è stato un momento veramente di cringe incredibile, però l'ha fatto lui perché era amico personale del curatore, incredibilmente l'ha fatto, quindi Piero Angela 0, Roberto Giacobbo 1. Gli alieni. Insomma, più che altro secondo me il discorso televisivo non è tanto quello, cioè c'è un discorso di costi, ma è anche il fatto che si scelgono certi costi, perché la televisione ha completamente abdicato alla missione educativa, per cui si tende a dare al pubblico quello che il pubblico vuole,
accontentandolo, perché è la cosa più facile, invece di proporre qualcosa di nuovo, che è anche il motivo per cui in Italia è molto raro trovare nuovi prodotti televisivi, so, serie TV interessanti, no? Si continua a fare, non so, Don Matteo o... Don Matteo 700. Esatto, cioè si continuano a mandare in onda questi prodotti qua, perché hai quella fascia di pubblico garantita che ti guarderà sempre, perché vuole sentirsi confortevole, vuole questa coccola, e quindi si continua a perpetuare lo stesso, ma prima o poi questa generazione di persone, per motivi banalmente anagrafici, cederà il passo a quella successiva. Prima o poi Don Matteo lo farà Timothée Chalamet, io me lo vedo. Me lo immagino già. Comunque, no, in realtà su questo, tra l'altro, sono particolarmente d'accordo. Io dico sempre, per me il fatto che la televisione commerciale faccia programmi di merda non mi dà nessun fastidio, perché comunque devono rispondere a un'esigenza che non è pubblica, non è educativa, ma fanno i cavoli loro, a posto, non la guardo, siamo a posto. Però che le televisioni nazionali abdicino alla funzione educativa, quello non mi sta per niente bene. Cioè, io sono anche d'accordo al pagare il canone, però mi piacerebbe che non ci fossero programmi orripilanti sulla televisione pubblica, no? Cioè, secondo me il problema è che le persone non sono responsabilizzate e si pensa sempre che sia la televisione che faccia programmi di merda, ma anche noi li guardiamo. Cioè, nel senso, la responsabilità sta nello spettatore. Cioè, è il consumatore che c'ha i soldi e influenza quello che succede. Nel senso, se il cinema fa film di merda e la gente continua a guardare film di merda, il cinema continuerà ad andare in quella direzione lì. Cioè, perché i social hanno preso, tra virgolette, questa deriva? Perché è il consumatore che premia quel tipo di social. Se tu vorresti social dove la gente scrive, dove la gente fa video lunghi, avrebbero molte più visualizzazioni e ci sarebbe molta più gente lì. In un mercato competitivo, alla fine è il pubblico che sceglie dove spendere i suoi soldi o il suo tempo. Sì. E questa, secondo me, è la cosa che bisogna... Cioè, c'è chi si impegna a fare le cose di merda, ma perché dall'altra parte c'è qualcuno che poi lo segue. Esatto. Voglio dire, c'è un sacco di iscritti anche a Daily Cogito, per cui... Sì, ma dire, cioè, lì è proprio, no, il degrado. Scusate, vabbè, no, in realtà... vabbè. No, in realtà, io per esempio faccio sempre questa prova su di me. Ogni volta che mi lamento, guardate Rick come... È bello perché pensa di essere anche minaccioso. Wow! Cioè, in realtà... È così che si trattano gli hater. Dicevo che ogni volta che mi lamento più di 5 minuti del pubblico, becero, capra, eccetera, ne discuto spesso con Dario, il mio videomaker, e lui mi dice: vai a vedere la tua cronologia e dimmi che guardi solo contenuti di qualità, divulgazione di alto livello, e invece c'è la peggio merda. Cioè, alla fine guardo gameplay di Hearthstone, palestrati che grugniscono e in loop i video di Britney Spears degli anni 90, per cui insomma, alla fine noi che ci lamentiamo poi siamo i primi che consumiamo schifo. Spice Girls no, però i Backstreet Boys, sono andato anche al concerto, madonna ragazzi, che bomba Backstreet Boys. No, God! Ma allora io su questo ad esempio non sono molto d'accordo. I Backstreet Boys o con la mia cronologia? Con la tua cronologia. No, allora, a parte gli scherzi, io credo che, ok, il pubblico sceglie, però ci sia la possibilità di guidare i gusti del pubblico. Lo vedo succedere, non so, all'estero, no? È chiaro che poi ci sarà sempre uno spazio di contenuti trash, e voglio dire, ci sono anche nella mia cronologia, tra un porno e l'altro. Però... Come dire, nella mia cronologia ci sono anche dei video di canali di matematica, divulgazione matematica e cose insomma più culturali, potremmo chiamarle. E io credo che si possa educare il pubblico ad apprezzare anche questo tipo di contenuti. Sì. Cioè, io non è che voglio il palinsesto, non penso che il palinsesto televisivo debba proporre solo monografie di grandi scienziati. Penso che una trasmissione, una ogni tanto, divulgazione, no? Scientifica a settimana, fatta bene, come dire, da questo punto di vista non credo che sia solo un discorso di pubblico che vuole solo il trash, perché, come dire, il trash ce ne hanno già tanto, se ne inserisci una roba non trash, una fetta di pubblico in più la guadagni. È un po' l'uovo e la gallina, no? Non sai mai chi è nato sì, prima. Cioè, il problema è che
una delle leggi dell'universo, poi correggimi se sbaglio, ma anche dell'essere umano, è il risparmio energetico. Cioè, nel senso, noi adesso stiamo seduti e non in piedi perché risparmiamo energie. Anche a livello mentale cerchiamo qualcosa che ci dia, come dire, meno impegno possibile, e soprattutto cerchiamo la gratificazione oggi rispetto a una gratificazione più grande, ma che arriverà domani. Non tutti, ovviamente, cioè, nel senso, la maggior parte delle persone è così, quindi la maggior parte delle persone passa la sua esistenza senza avere quello stimolo, quella voglia di imparare, di crescere, di mettere in dubbio. E poi alla fine la televisione, i social, eccetera, si adeguano alla maggioranza. Però forse questo sarebbe proprio il motivo per non lasciare tutta la scelta al consumatore, per dire, ok, visto che le persone si appoggiano, no, e cercano di risparmiare energie, allora inseriamo, diamo loro, mettiamo davanti ai loro occhi ogni tanto una scelta differente, perché se lasciamo solo a loro... Soprattutto se intendiamo la TV come un servizio pubblico. Esatto. Cioè, se pago un canone è perché credo che... Cioè, il canone lo vedo come le tasse che pago per stipendiare i docenti di scuola, no? Esatto. Cioè, li stipendio non perché facciano i balletti in classe, ma perché insegnano. Allora, allo stesso modo, se pago un canone televisivo, che venga usato per dare un'educazione. Perché altrimenti, ok, fammi solo il trash, ma non mi far pagare il canone, diventi una TV commerciale e... Punto. Con il fatto che la gente guarda il trash, hai maggiori introiti pubblicitari e ti ripaghi. Sì, sì, ma è un discorso lungo che... Cioè, addirittura dovrebbe partire dalla scuola, cioè, nel senso, perché prima di diventare uno spettatore, nel senso, sei stato... Ci vorrebbe un po' di umiliazione, di quelle formative, no, che aiuta la costruzione della persona. Le gogne nei cortili. Sì, 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 appendere per i pollici come una volta. Sì. Bello. Feudalesimo e libertà qua ci approva, secondo me. Sì, assolutamente. Però poi, appunto, dal punto di vista del divulgatore, cioè, abbiamo parlato prima quanto semplificare, quanto, cioè, per sopravvivere qual è il compromesso, qual è la strada migliore, qual è... Perché alla fine un conto sei te, un conto è quello che credi, quello che sai fare, e un conto è il pubblico e gli strumenti che hai a disposizione. Certo, e questo è una cosa che sconfina, secondo me, poi anche... Nella strategia a lungo termine, la visione a lungo termine che abbiamo di paese, no? Nel mondo in cui vogliamo vivere. Però l'impressione, poi dopo se no si entra troppo nel politico, cerchiamo magari, però l'impressione è che la maggioranza quantomeno delle persone non sembri spinta in modo primario dall'idea di costruire un mondo dove la cultura, la scienza, l'educazione sono un valore centrale. Sembrerebbe così quantomeno, no? Quindi c'è un po' questa... No, sì, sono d'accordo che sicuramente oggi è così, però ecco, io vedo un trend crescente. Sì, anch'io devo dire, sono più positivo. E vorrei chiedere, tra l'altro, non sono qua nella funzione di fare domande, ma vorrei chiedere ad Andrea, che, non so, mi sembra un po' disilluso da come ha detto le cose stasera, oggi pomeriggio, che, non lo so, cioè, cosa te lo fa fare allora? Cioè, se pensi di star combattendo una guerra che non puoi vincere... E allora, cioè, tanto vale seguire i suggerimenti di Alessandro Orsini, arrendersi, no? Allora, si fa. Ma allora, ti dico, cioè, da una parte, perché per me vale la pena, cioè, se la battaglia è giusta, vale la pena di combatterla anche se sai che non l'avrai vinta. Cioè, nel senso, è una cosa più forte di te. Nel senso, uno non partecipa soltanto alle battaglie in cui è certo di vincere, ma se è la mia natura, io ho detto prima che ho iniziato a divulgare perché era il modo di dire al mondo chi ero, cioè io sono questa roba qua, e quindi siccome lo faccio per piacere in primis, poi ci sono i soldi, ma lo faccio in primis per piacere, e se poi questa cosa non mi piace più perdo il motivo principale per cui la faccio, e la vivo come una guerra, perché mi rendo conto che è molto molto difficile, che io sono più disilluso perché secondo me sono partito abbastanza prima e ho visto la fase di crescita, quindi che tu ora vivi... Ci sta dicendo che ci schianteremo. Che tu, no, però cioè, nel senso è una parabola, e poi io auguro sempre di più di crescere, però
Nel senso, noi veniamo a contatto con 12 milioni di italiani all'anno, 12 utenti unici, 12 milioni di utenti unici, quindi un bel pubblico, e siccome sono immerso in questa realtà da anni, ho abbastanza vissuto, cioè riesco abbastanza a comprendere la maggior parte del genere umano con cui noi veniamo a contatto. Praticamente ci sta dicendo: che belli questi giovani divulgatori che ancora non sanno, ancora, che ancora ci credono, esatto, la vita, cioè, che nel senso nero. Che poi lo farei lo stesso, anche in un pessimismo, però, perché alla fine, se è la tua natura, è un po' come la storia dello scorpione e della rana. Non la so questa. Non la sai. Raccontaci la parabola. Come non la sai, dai, è famosissima. Vabbè, c'è uno scorpione che deve attraversare un fiume, uno stagno. Ah, ok, sì. Vede una rana e gli dice: fammi andare sul tuo dorso per attraversare. Sì, sì. No, perché sennò poi mi pungi. E lo scorpione gli dice alla rana: ma guarda che se ti pungo muori a fondo e muoio anch'io. Allora, siccome l'obiezione sembra sensata alla rana, la carica sulle spalle e incomincia a nuotare. Arriva a metà dello stagno, sente un bruciore fortissimo sulla schiena, si rende conto di essere stata punta, morendo gli dice: ma perché l'hai fatto se adesso anche tu morirai? E lo scorpione gli dice: non posso farci niente, è la mia natura. Certo, direi che è una nota positiva su cui concludere il nostro intervento. L'ultimissima domanda, ma insomma, con la fusione nucleare ci verranno gli addominali? Questo è... grazie. Grazie a tutti. Allora, intanto veramente grazie per questo scambio che era pieno di spunti. Ora, negli incontri del pomeriggio abbiamo deciso di lasciare un po' più spazio alle domande, visto che comunque i contenuti sono, cioè non sono come stamattina con me Victor Lazlo, capito? Cioè sono contenuti diversi. Allora, ci sono le domande sicuramente che arrivano dalla live e anche qui dal pubblico. Perciò non fate timidi, e c'è già la prima domanda di Marco. Vai. Grazie. Io non sono su TikTok e non sono su Twitter, sono su un altro social che voi non avete menzionato, e volevo cogliere lo spunto di questa discussione per chiedervi un parere su questo social, su perché non sia così usato, che a me invece piace, perché lo considero il miglior social per l'interazione tra, diciamo, tra gli utenti, e sarebbe Clubhouse. E so che nessuno lo usa, però io mi domando perché così penso. A me piace tanto, e quindi mi pareva che fosse su invito, e io non sono mai stato invitato, quindi... È perché Clubhouse in realtà è un Horcrux di Voldemort, cioè nel senso è questa la risposta, però forse c'è anche una risposta più scientifica. Ma io semplicemente perché ne gestisco già 5 o 6 di social, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch e YouTube, e basta, cazzo. Cioè, ogni tanto vorrei anche fare cose nel mondo reale. E tu, Clubhouse? Io perché vado forte, tra virgolette, nei video, e quindi sì, potrei mettere... E l'entusiasmo è... E poi non so se è un social dove la gente va a cercare attivamente, perché non ci sono mai stato, e quindi a me interessa soprattutto dove le persone vanno a cercare le informazioni, quindi... Io mi sento di dare solo una risposta che è molto semplice: i social funzionano quando fanno monetizzare quelli che creano i contenuti. Clubhouse non ci è riuscito, è il motivo per cui tutti se ne sono andati da Clubhouse. È una regola universale dei social network. No, ma la figa o i soldi? Perché no, aspetta, perché o? Scusa, perché o? Perché cioè hai sbagliato. Ma perché... Perché non ha comprato il vostro corso su come fare il daddy? Logonauti! Yeah! Oh, ma guarda, in questo festival è una continua marchettata Logonauti, mi piace un sacco. No, comunque sì, no, ma è per quello che diceva Andrea prima, cioè nel senso, se tu dai a disposizione strumenti affinché chi produce contenuti riesca sempre più a viverci di quei contenuti, migliorando la produzione, il tempo, le energie, quello funziona. Il motivo per cui TikTok non è ancora detto che fra 5 anni ci sia, perché non stanno riuscendo a far monetizzare. La viralità... A parte che mi verrebbe dire no, non è bella dopo i 2 anni che abbiamo passato, però la viralità è bella, è interessante, è suadente,
Però se poi tu fai, io c'ho dei colleghi nostri che ho convinto ad arrivare da TikTok a YouTube, perché quando mi dicevano, sai, io faccio video su TikTok, faccio 2 milioni di views, e io dicevo, ti fanno schifo i soldi, ma come? Adesso fanno video su YouTube in cui fanno un decimo delle views, guadagnano il triplo, cominciano a farlo professionalmente, ok? È quello che fa scattare tutto, semplicemente questo. I skei, skei, come dice il Masseo. Prossima domanda. Allora, c'è qui. Ciao, una domanda ad Alessandro. Hai paura? Sempre. Perché riguarda qualcosa che effettivamente è una paura, cioè la sindrome dell'impostore che Eccola hai citato. La sindrome dell'impostore, del divulgatore più precisamente. Tu hai detto, io so come reagire alla sindrome dell'impostore, compare sempre, continuamente, però basta che io mi metta a studiare 2 ore un libro di neurologia e tutto sommato passa. Però continua a ritornare. Perché torna sempre. Torna sempre, perché è qualcosa di completamente irrazionale. Ne avevi parlato anche nei tuoi contenuti, se non mi ricordo male. Sì. Quindi tu combatti qualcosa di irrazionale come una paura, la sindrome dell'impostore, non essere abbastanza davanti a uno schermo, davanti a un pubblico, con la razionalità. Davvero ti permette di combattere questa paura oppure semplicemente è un effetto placebo, è qualcosa del genere? Perché ci pensavo sinceramente, è qualcosa che riguarda anche la mia persona come tante altre persone qui presenti, però forse tu sei più toccato nell'ambito della divulgazione perché compari effettivamente davanti a un buon numero di persone. Sì. Allora, in realtà è una domanda... Sì, nessuno battete Rick. Sì, va bene, pat Rick, sì. Cioè, io credo che non ci sia modo di misurare chi ce l'ha più lungo quando c'hai Andrea Biasci di fianco. Cioè, lasciamo per, cioè, facciamo che non diciamo niente, dai. Ci mangia tutti. No, fermati lì. Bene, no, dicevo che in realtà è un'ottima domanda, perché io cerco di placare la sindrome dell'impostore, non cerco di superarla, perché sono anche convinto che la sindrome dell'impostore, quando non fa troppo male, è in realtà il modo con cui mi mantengo sul pezzo. Cioè, se a un certo punto mi rilasso troppo, arriva la sindrome dell'impostore a ricordarmi che non so un cazzo di niente e che è ora di magari approfondire, no? Quindi, a mio avviso, una volta ci stavo male per la sindrome dell'impostore, ora non ci soffro più, non passo più le giornate in crisi, ci passo un paio d'ore e mi va bene così. Cioè, è arrivata ad una dimensione la sindrome dell'impostore in cui non la voglio più far sparire. Voglio semplicemente che sia un pungolo e non più un dolore. Ecco, una cosa così. Finché è un pungolo, secondo me è positivo, perché il rischio quando si ha un pubblico... In effetti, non so se Rick vuole appropriarsi del microfono, ma... Dicevo, quando si ha un pubblico mediamente grande, quando comunque le persone in generale prendono molto sul serio le cose che dici, il rischio di credersela è enorme. Cioè, guarda Rick come è diventato, no? Quindi... E quindi la sindrome dell'impostore mi permette di rimanere coi piedi per terra, per cui non cerco veramente di allontanarlo. È chiaro che usare uno strumento razionale per combattere un'irrazionalità, un'emozione, non è mai una soluzione definitiva, ma non la cerco. Volevo tenere il microfono per un motivo. Quindi la soluzione tecnicamente non è la lettura, il momento di lettura del libro di neuroscienze, ma è l'aver fatto pace con questa tua caratteristica. Sì, ho fatto pace e la prendo come un reminder che è troppo tempo che non studio e quindi mi torna la voglia. Ok, grazie. Allora, adesso sentiamo qualche domanda dalla chat, però vorrei dire che la sindrome dell'impostore di Alessandro De Concini non è una sindrome. c'è qualche domanda dalla chat, Fede. Allora, diciamo, io ero positivo verso la divulgazione come lo è Luca Romano e ADC, ma viste le domande penose che hanno fatto in chat, devo dire che la divulgazione sta andando in merda, sempre, come dice il buon Biasci. Andrea ha sempre ragione. No, allora diciamo, ci sono domande tanto generiche, quindi credo che non ci sia effettivamente la possibilità di esaurirle tutte quante. Vorrei al massimo cercare di reinterpretarne una di Corrado Polini, che salutiamo. Grande. Che dice se ci sono degli imprenditori che magari possono anche loro contribuire in qualche modo dal punto di vista del...
della divulgazione. Molti adesso, vabbè, si parla molto spesso di Musk perché lui tecnicamente ha una grandissima influenza sbagliata su alcuni ambiti che conosciamo bene, e se per caso vi vengono in mente altre figure che possono avere un grandissimo valore divulgativo anche se per forza non sono dei divulgatori. Beh, torniamo, secondo me, prendo un attimo poi ti passo, ritorno a quello che dicevamo prima, cioè il fatto che il divulgatore è un mestiere e che lo dovrebbe fare chi fa quel mestiere. Poi però, giustamente diceva Andrea, io ho un'azienda, io stesso ce ne ho una, e quindi la divulgazione può diventare un'impresa, può diventare imprenditoria in un certo senso. A mio avviso però, io sono molto preoccupato francamente dalla deriva dei miliardari che si permettono di dire qualsiasi cosa passa loro per la testa, soprattutto un gran numero di cazzate. Cioè io ho un grande rispetto per Elon Musk quando costruisce i razzi, li manda su, dopodiché gli dovrebbero veramente togliere Twitter. Adesso però anche non possono più farlo perché è lui Twitter. Per cui, cioè, a me fa molta paura questa cosa che il riccone in quanto tale può permettersi di dire qualunque stronzata e c'è qualcuno che lo segue. Il mio take su questo è no. Nel senso che un imprenditore ovviamente se vuole sponsorizzare dei progetti di divulgazione siamo molto contenti, ci sono molti modi per farlo e via dicendo. Però proprio in quanto imprenditore, uno che nasce imprenditore, diverso è il caso di uno che fa il divulgatore e poi arriva ad aprire un'azienda per in qualche modo monetizzare questa cosa. Però se sei un imprenditore, la tua credibilità come divulgatore è molto minata da un conflitto di interessi di fondo. Cioè se tu sei uno che fa, non lo so, bottiglie di plastica e che si mette a spiegare come il processo produttivo della plastica sia eco-friendly, non sei molto credibile perché mi stai tentando di vendere il tuo prodotto. E questo conflitto di interesse secondo me mina alla base moltissimi tentativi in questo senso. È chiaro che poi possono esserci delle eccezioni, viviamo in un mondo di 8 miliardi di abitanti, posso concepire delle eccezioni, però è una cosa che veramente reputo molto difficile, cioè è letteralmente farsi dire dall'oste se il vino è buono. Quindi non la vedo come una commissione molto possibile perché il conflitto di interessi è stratosferico. Secondo me poi è sempre da valutare la competenza, cioè nel senso a prescindere dal ruolo, se uno vuole divulgare qualcosa ci deve essere di base una certa competenza. Bisogna stare attenti ai conflitti di interesse perché ovviamente anche quello può influenzare anche inconsciamente quello che diciamo, però... Se l'imprenditore ha una forte competenza dal punto di vista imprenditoriale farà la divulgazione su come aprire delle aziende in Italia. Cioè, magari, ecco, però l'ambito è comunque molto molto ristretto e deve riguardare veramente... Cioè, divulgare dovrebbe essere in primis qualcosa di utile per chi ascolta. Volevo aggiungere una cosa perché... quello che diceva Luca sul conflitto di interessi è qualcosa su cui io stesso ho lottato molto perché ho cominciato come divulgatore proprio per passione e poi è diventata una vera attività. Io ho risolto personalmente questo mio conflitto di interessi girando la cosa, cioè prima cercando la cosa giusta da divulgare e poi costruendo la mia offerta commerciale su quella. Così non ho paura a fare no, la certo, è chiaro. Perché so che sto, cioè, parto al contrario, no? Parto da quello che dice la scienza e poi cerco di vendere quello. Non so se... comunque è un mio modo. Per... No, certo, è chiaro, però tu sei partito come divulgatore, è stato chiesto quale può essere il ruolo degli imprenditori. E come mecenati, ben volentieri, come, cioè, se un imprenditore si mette a fare divulgazione sull'ambito nel quale lavora, il conflitto di interessi è un po' dietro l'angolo, no? Sì. Le case di tabacco che ti parlano di quanto bene fa la esatto, cioè... no? Abbiamo ancora qualche minuto per delle domande, quindi c'è qualcuno? Lì, allora aspetta che passo lì. Grazie! Bravo, bravo! Vada. Prima avevate sfiorato quasi l'argomento politico di cui si stava ragionando se effettivamente ci potesse essere una simile imposizione verso la divulgazione da parte dello Stato, ad esempio appunto cercando di reinserire nei programmi nazionali appunto programmi appunto di divulgazione scientifica, e io stavo riflettendo a riguardo di quello, poi ho pensato che potrebbe essere, o più che programmi, cioè
non solo con la divulgazione scientifica, ma in generale anche programmi abbastanza che ci si deve ragionare sopra, no? Potrebbe essere un problema, soprattutto se inseriti in prima serata, tipo ad esempio, quando ad esempio magari c'è la maggior parte del pubblico che magari vorrebbe vedersi il programma e dopo una giornata stanca vorrebbe qualcosa di rilassante. Quindi ragionando su questo, mi viene e quindi trovando quasi che se ci fosse, anzi come tuttora adesso in realtà nella televisione c'è, ci sono i programmi di divulgazione scientifica, il problema è che sono nella pay TV principalmente e non sui programmi nazionali. Quindi appunto, se dovesse esserci, cioè io ritengo che fossero più necessari tipo da inserire in una fascia oraria, però dove c'è meno il pubblico maggioritario e quello più minoritario, e finendo quasi alla fine per essere visti principalmente come lundini su Rai Play, perché appunto il problema è questo, cioè nel senso, se fosse la maggioranza, poi non è che si rischia quasi una rivolta da parte del pubblico, no, quasi rivoluzionaria, perché la maggior parte della gente non vuole guardare quello e quasi le si imponga. Quindi arrivando alla domanda, scusate per la premessa lunga, non è che tutto ciò possa, in realtà è intrinseco nella società umana ed è anche utile ad essa per poter creare quasi delle sfide che permettono di creare una selezione di quello che può essere appunto la piramide sociale, permettendo la scalata sociale quasi. Secondo me è molto più semplice di così. Ok. E cioè, se tu arrivi a casa stanco dal lavoro, arrivi a casa stanca dal lavoro e non hai voglia di guardare il programma di divulgazione, non te lo guardi. Cioè, posso capire la tua preoccupazione in un mondo in cui esisteva un solo canale, ok? Quello era. E tu comunque non puoi mettere alle 8 di sera una roba che spacca il cervello alla gente perché non c'hanno voglia e ti fanno la rivolta. Ma in un mondo in cui di canali ce ne sono 500, oltre ai 200.000 che ognuno ha in tasca, non c'è più il problema della scelta, non c'è più il problema dell'imposizione, non c'è più il problema del oddio, mi costringi a usare il cervello quando in realtà non lo vorrei usare. Quindi a mio avviso questo rischio non c'è. A mio avviso un'amministrazione pubblica lungimirante dovrebbe potenzialmente sacrificare degli slot pubblicitari importanti per una funzione informativa e educativa, anche dal punto di vista scientifico, assolutamente. Cioè dovrebbero farlo, dovrebbero sacrificare un po' di cose, non so come. Io aggiungo un dettaglio, che non stiamo, cioè sembra che questo discorso sia puramente speculativo. Chissà che cosa succederebbe se. Non è un'ipotesi, basta girarci e guardare all'estero, ok? La BBC ha una documentaristica della Madonna e non mi sembra si siano fatte rivolte finora per questo. E questa è un'abitudine che noi in Italia abbiamo poco in generale. Noi ogni tanto chissà cosa succederebbe se legalizzassimo le droghe leggere. Oh, sono legali in mezza Europa, svegliati, guarda cosa è successo. E fatti una domanda e datti una risposta che poi può essere positiva o negativa. È la stessa cosa, chissà cosa succederebbe se facessimo divulgazione scientifica in TV. Guarda all'estero, la fanno e vedi se sono diventati, se ci sono i sommovimenti sociali o no. Spoiler, no. L'unica cosa su cui, scusami, riflettevo, che diceva Alessandro, è, cioè, c'è sempre questa cosa di voler scusare il pubblico che torna a casa stanco e si mette a guardare il programma cioè, ma la realtà è che anche se sei fresco non ti metti a guardarlo, perché è una ginnastica, cioè nel senso, io mi occupo di attività fisica, di sport, e la cosa più difficile è iniziare a fare sport, è un po' come quando spingi la macchina che ferma, fai più fatica e poi c'è l'inerzia. E la stessa cosa è che se questo pubblico non si abitua mai a un certo tipo di contenuto, poi è sempre troppo dura approcciarsi. E aggiungo un'ultima cosa. La gente arriva a casa stanca, sembra che siamo 60 milioni di operai di fonderia. Ci sono, il pubblico televisivo sono 23 milioni di pensionati, quindi scusate, ma sono già a casa dalla mattina belli riposati. Io volevo chiedere a Luca, visto che hai avuto un'esperienza a scuola,
come la vedi con la divulgazione scientifica a scuola? Allora, la bella notizia è che grazie anche ai social media molti ragazzi si stanno svegliando, vogliono saperne di più. Io vengo contattato da moltissime scuole, faccio molti interventi sia dal vivo che in collegamento, e anche spesso mando i ragazzi della mia squadra a farli perché non riesco letteralmente a gestire tutte le richieste. Questa è una cosa molto bella. Per quanto riguarda lo stato attuale della scuola, è comatoso e non vedo possibilità di redenzione fino almeno che non ci sarà un collasso totale del sistema. Però il dettaglio, cioè il perché la penso così, sarebbe argomento di un'altra ora di colloquio. Bene, allora io chiedo un applauso veramente importante.